Daniele Machiavelli è conosciuto in tutto il mondo, più o meno come in Italia. Il Guicciardini è più noto nelle culture internazionali che non in Italia. È più noto in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti che non in Italia. E questo dipende da che cosa? Dipende dal fatto che la storia d'Italia nei vari paesi viene letta in una traduzione moderna, vale a dire gli spagnoli leggono una traduzione moderna, i francesi, gli inglesi e via dicendo, gli olandesi, un mucchio di lingue straniere, mentre noi italiani siamo costretti a leggere il Guicciardini nello stile d'allora, che era reso difficile da due motivi molto semplici. Innanzitutto che la prosa del Cinquecento era una prosa retorica, ampollosa, eccetera, già difficile da leggere. A questo si aggiunge il fatto che il Guicciardini non scriveva, ma dettava il suo segretario. Aveva un segretario che aveva un cervello forse superiore a un computer di oggi. Lui camminava avanti e indietro, parlava e quello scriveva. E a volte, a questo modo, venivano fuori delle frasi lunghe più di una pagina. Per cui diventa veramente difficile leggere il Guicciardini, la storia d'Italia. Tant'è vero che c'è un fatterello curioso: nel 600 c'erano molte associazioni culturali, club, eccetera. C'era un club che era specializzato nel scrivere con meno parole. Lui era rimasto condannato dal gruppo perché aveva messo una parola in più che doveva. Allora è stato condannato a leggere la storia d'Italia. Lui si è messo a leggere la storia d'Italia, dopo tre giorni si è presentato e ha detto: sentite, mandatemi in prigione, toglietemi le unghie, fatemi morire di fame e di sete, ma non fatemi leggere la storia d'Italia del Guicciardini. Ecco, questo in sostanza quello che mi ha spinto a fare questo lavoro. L'avevo fatto prima con i ricordi, ma tra i ricordi e lo stile d'allora e quello non c'era molta differenza. Ma la storia d'Italia veramente mi ha portato via quasi 10 anni lavorando alcune ore al giorno, finché alla fine sono riuscito a portare a termine tutta la traduzione. Questo è il punto: offrire alla cultura media italiana la possibilità di leggere la storia d'Italia.